Buongiorno, buon mercoledì ragazzi, acqua detox di prima mattina che fa bene, pulisce le mie capsuline di vitamine e poi stamattina ho lo shake alla vaniglia. Allora, lo shake che cos'è? Lo shake non è altro che un composto di fibre, vitamine, sali minerali, cose che ti fanno bene, ti danno carica, ti danno energia, ti fanno dimagrire. Poi ve ne parlerò meglio in un video a parte, ragazze, quando avrò raggiunto un bel po' di obiettivo che mi ero preposta. Ecco, io intanto vi lascio la sigla, faccio colazione e ci sentiamo. Ragazze, via, si parte, lascio la stufa accesa per i gattini e l'allo e si parte, dai. Coloriamo di mattina, coloriamo, diglielo un po' alle tate, coloriamo di mattina, qui, diglielo un po', Lady, come fa la Lady, vediamo un po' se gli si fa, Lady. Lei, Giorgia, quando salta così, amore. Com'era lei? Spike, c'ha paura Spike. Quando fa così la Lady c'ha paura. Amore. Ciccio. Che fai te, colori? Peter Pan. Noi siamo tutti imbacuccati, guardate, si esce, tutti imbacuccati, vai! Eccoci a casa ragazze, mamma mia. Allora, sono andata a comprare la ciccina a meme, così vediamo un po' se oggi la mangia. Gli ho presa la svizzerina per cambiare un pochino. Ora io faccio lo spuntino e Emily è qui che gioca col leone, vero? E col Didò, ti metti a sedere nel panchettino. Nel panchettino, Avellina, amore. Allora, pranzo di oggi, la mia insalatina, poi c'ho la pasta con pomodorini, questa è pasta di lenticchie gialle, e poi c'ho la zucca, le zucchine nel forno, cotte nel forno, e i fiocchi di formaggio, quelli magri. E Meme non ha mangiato, solo la svizzerina. Allora, sono andati tutti via. Che passione, ragazzi. Che silenzio. Oggi proprio non sto bene con questa mano, mi fa un male becco, ma male, proprio male, 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 ragazzi. Mi fa proprio da qua giù, mi ci fa male anche la spalla, tutto qui sopra mi tira sotto. Io da morire, guarda. Proprio da morire e mi dà tanto nervoso, sono proprio nervosa. Emily ha mangiato una svizzerina e basta, non ha voluto né pasta né secondo, cioè né contorno, nulla. In compenso è arrivato la MOC, com'è che si chiama? Mineralometria ossea, questo qua, questo qui che avevo fatto su a Siena. Sembra tutto a posto, c'è scritto, vabbè, questo è per il dottore, nella media normale, quindi conclusioni, valori tensiometrici compatibili con un quadro di normalità, a posto, quindi almeno una cosa, come si dice, una cosa vedete? Oddio, io non ci capisco tanto, tanto, però io sono qui, quindi voglio dire, l'osteoporosi è qui e anche di sotto. Oh, mamma mia, mi si sta sporcando tutto. Oh, che torsa che sono. Anche di sotto è nella norma tutto.
Vedete? Quindi siamo a posto. Ora la metto via perché se non mi succede qualcosa, intanto mi berrò questo caffettino e poi ma non me la ricordai il lavoro? Ah sì, e poi mi metterò al lavoro. Ho messo a lessare i cardio, sì. Questa sera io ho lo shake. Oggi avete visto, ho mangiato, ma quella pasta con le lenticchie gialle non mi piace. Con le lenticchie rosse mi sa più buona, questa qui no. E mi piace di più quella con il mais. Questa con le lenticchie gialle e nemmeno quella di ceci non mi piace. Ora mi ha detto una mia amica che dice prova a farla con i piselli. Dice vabbè, quando la trovo la proverò. E via. Oh signora, come le buono sto caffè. Ma mi passerò, te non vuole mangiare. Io sono disperata, ragazza. Proprio disperata. Io ho dato tutti gli adesivi delle mie agende per fargliele attaccare nel seggiolone. Attaccavo tutto nel seggiolone a vedere se mangiava nulla. Sono proprio disperata, ragazza. Sì, lo so, voi mi dite, passano i periodi, io vi leggo tutte, anche se non vi rispondo a messaggini, vi metto cuoricini per dire che ho letto, insomma, per farmi capire da voi che ho letto. Mi dite, non ti preoccupare, è un periodo, però guarda, io sono disperata quando c'hanno questi periodi, anche Daniela era così, però almeno lei il latte lo prendeva su biberon di latte e con biscotti e si riempiva con quello. Lei non c'è versi. Niente, 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 niente. Non so che fargli. Nel frattempo, guardate, siamo dall'oltretomba, sta nevicando, guardate quanta n'ha rifatta, ragazze. Guardate lì, non se ne può più, non se ne può più. Ma guardate quanta ne fa. Oh, non se ne può più. Che bufera, eh? Proprio... Ciao tate figli, mi sono svegliata, attacco tutti gli adesivi a nonna. Mamma mia ragazze, quante ce n'è fuori, guarda, non se ne può più, non se ne può più ragazze, guardate. C'è Lallo che sta spalando, laggiù ha fatto tutta la strada, vedi, per vicinato, perché per le persone anziane, se no se non ce la fanno, che devono uscire a prendere le legna nei fondi. E mamma mia, quanta ne ha fatta. Quanto anno ha fatto? Io ho smesso di lavorare e poi mi è crollato giù il pianale dei mobili, mi è toccato mettermi giù, tirare fuori tutto, lavare tutto, già che c'ero, e ho sistemato tutto. Ora sono le 4:34, aspettavo le ragazze, sicuramente gli è toccato mettere le catene. Mamma, è giornatina proprio oggi, proprio una giornatina, proprio una giornatina, ragazze, mamma mia. Vabbè, però siamo in montagna e l'inverno si sa che c'è la neve, anche se urta, perché io penso a tutte quelle bestioline che sono, cioè gli uccellini, dove vanno a cercare il cibo, poi le bestioline? Io gli metto su davanzali i biscottini tritati, perché il pane non lo vogliono sti puzzoni, i biscottini tritati, gli attacco fuori dalla finestra, quello lì, il pan... Sono delle cosine che vendono nel negozio degli animali, dei cestini così, con dentro tutta la robina apposta per gli uccellini. Però non tutti fanno così e quindi i gattini sono fuori. Io le bestioline, mamma mia, mi fa male a me da pensarci e basta. Via, non ci voglio nemmeno pensare perché... ci voglio almeno pensare, avevo messo qua giù tutti i chicchi piegati, si sono tutti bagnati, tutti riempiti di neve. Mamma mia ragazze, io sono così. Via, allora ci sentiamo domani con un altro video, penso di vloggare, non lo so, ora vediamo come si mette la situazione, perché già, cioè quando siamo tutti è un casino grosso, ragazze, e quindi... ci sentiamo prossimamente, diciamo così, dai. Giovedì. Ciao ragazze. Oggi non ho fatto vlog, però era tutto così. È tutto così nuovamente.
fino a lontano là, vedete la dicofani là? Là era dove lavoravo io prima, al caseificio. E ora un pochino asciolto perché stamani c'è stato un po' di sole, però è così che va. È così. Mamma, che tristezza. Lo dici ciao all'estate? Eh? E io sono qua al lavoro. Sono un po' avvilita da tutta questa neve. Stamattina mi ha presa la bufera qua a Emiliero e non vi potete rendere conto, ragazze, quanto col cane Emily fuori perché loro erano al lavoro tutti e Lallo aveva la febbre. Sono in condizioni proprio. Vabbè, ci sentiamo domani e un altro giorno, come dice Rossello. Io sto lavorando e sono in condizioni pietose, però tanto siamo tra di noi, c'è confidenza. Vi volevo far vedere che è arrivato il pacco di Sephora. Guardate! Oddio, oddio! Ve lo devo far vedere perché è bellissimo! È una cosa divina! Divina! Oh mamma mia! Da-dun, 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 da-dun. Oh mamma. Allora, questo è il profumo La Femme di Prada, campioncino omaggio. Poi mi hanno dato crema Matisse McLaren, questo va il campioncino. Poi mi hanno dato un altro campioncino di Black Opium di Yves Saint Laurent. Come si dice? E poi ho preso il correttore di Nabla perché ne parlano tante su YouTube e quindi volevo provarlo anch'io. Io ho preso Close Up con Clear, come si dice? Con Clear, boh, non lo so. E Porcelain, ho preso che bellino il package che è. Ho preso la variante questa qui. Ve lo voglio far vedere perché mamma. Oh, che bello ragazze, questo qua. Poi mi sono presa questo che ne parlano tanto bene, questo qua, Pore Professional, il primer, questo qua, che tutte le youtuber ne parlano bene. Ho preso la versione mini perché quell'altro è un po' tanto tanto costoso, tanto per provarlo va bene lo stesso, anche questa qua. E poi ragazze, reggetevi forte, reggetevi forte, reggetevi forte. Dan, 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 dan. ragazze, non ho saputo resistere, anch'io sono caduta in tentazione. Oddio, 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 non ho saputo resistere, che meraviglia. La palette di Huda Beauty. Da-da. Oh, mamma. Mamma, com'è, ragazze. Mamma mia, com'è, ragazze. Guardate quanto è bella. Che spettacolo, oddio, mi sono emozionata, ragazze, mi sono emozionata. Vabbè, via, chiudo qui il vlog perché questa settimana c'ho da fare, oggi è venerdì, quindi vabbè, lasciamo così. C'ho da andare dal dottore con Lallo perché non sta tanto bene, nel senso che gli si è gonfiata, c'ha i canali salivari otturati, cioè c'ha dei calcolini e gli si è gonfiato tutto perché gli si è otturato un calcolino e quindi è così qui. E gli è venuto anche qui sotto e quindi niente, dovrò stare un pochino dietro a lui, che lui, gli uomini sono fifoni, lui è tutto preoccupato, dice oddio ora come mai, come farò? E quindi vabbè ragazzi, dai, ci sentiamo domenica, vi porto con me da mamma, se il tempo, ora è tanto non vi porto là con me, se il tempo lo permette. Ciao belle!